Le salto alla giugulare e le stacco la testa, Andrea Damante interviene di nuovo contro Raffaello Tonon. Al centro della scorsa puntata, la settima del Grande Fratello VIP, c'è stato lo scontro acceso tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis, scontro che ha influenzato anche alcuni degli altri concorrenti della casa, primo tra tutti Raffaello Tonon, il quale si è rivolto verso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in maniera piuttosto forte. Lei non doveva parlare così a Signorini. Io le ho detto, sei stata fortunata che di là non c'ero io. Ti mordevo la giugulare fino a quando non vedevo la carotide a penzoloni, sono state le parole di Tonon che hanno fatto parlare anche di una possibile eliminazione del Conte. A non rimanere indifferente alle dure e un po' esagerate affermazioni di Tonon è stato, ovviamente, Andrea Damante, fidanzato di Giulia De Lellis, già intervenuto in varie occasioni in difesa della sua amata. Senza fare nomi, senza accusare esplicitamente nessuno, il DJ veronese ha usato Instagram per lanciare una velata frecciatina. Si parla della superbia dell'ignorante, ma spesso vediamo che anche il colto non è immune e la cultura di per sé non è un vaccino per la superbia. Aiuta, ma non tutti a quanto pare. Auguro a tutti i superbi, anche quelli colti, di liberarsi del macigno che si portano appresso senza scaricarlo ad altri. Cheat, queste le poche righe che Damante ha postato su Instagram accanto ad una foto di lui, di schiena, seduto su degli scogli che guarda all'orizzonte pensando, molto probabilmente, alla sua Giulia. Sulla sua pagina Facebook, invece, Damante è stato più che esplicito, pubblicando due screenshot dell'articolo pubblicato da Il Messaggero in merito alle parole usate da Tonon contro l'esperta di tendenze, sottolineando anche la possibilità che il Conte possa fare la fine di Clemente Russo, cioè essere squalificato. La squalifica di Tonon, in realtà, non sembra una possibilità da tenere in considerazione, poiché, in seguito a quelle parole, Raffaello Tonon e Giulia De Lellis hanno avuto tempo e modo per parlare pacatamente e chiarirsi sull'accaduto. Ciò che è certo è che Damante continuerà a monitorare la situazione, pronto, se necessario, ad intervenire via social o in diretta TV per difendere la sua amata Giulietta e